cari auguri, iniziamo subito con la cerimonia di proclamazione con un momento particolarmente significativo. Abbiamo oggi il maestro Fiorucci che ci rappresenterà e siamo davvero grati per la sua partecipazione. Insieme alla professoressa Galbiati, insieme alla dottoressa Evangelisti, siamo ben lieti. Ringrazio sin da ora per la partecipazione. Prima di cedere loro la parola, e mi sembra davvero significativo che ci possa essere oggi questa sorta di, direi, di indicazione ulteriore per voi che vi accingete ad affrontare una vita lavorativa come esperti della comunicazione, fa piacere solo ricordare una cosa del maestro Fiorucci, che sono convinto emergerà molto molto bene nel corso del colloquio che di qui a breve seguirà. La comunicazione, come ormai voi sapete, è difficile da realizzare quando si abbandonano schemi e formule consuete. Comunicazione è anche rivoluzione, è la premessa per la rivoluzione, è la premessa necessaria per poter in qualche modo migliorare la qualità della vita di ognuno di noi. Il maestro Fiorucci ce lo racconterà lui in prima persona. Questa rivoluzione nella comunicazione l'ha fatta in pochi, direi in un tornì circoscritto, molto circoscritto, siamo riusciti a passare a cambiare modello di società con una rivoluzione negli strumenti di comunicazione che in questo caso con le migliori, diciamo, con la forza dirompente delle proposte che il maestro Fiorucci insieme ad altri suoi colleghi ha riservato al modo di vivere, al modo di vestire, allo stile con cui ha segnato un'epoca, ci hanno traghettato senza che accorgessimo da un modello di società ad altro modello di società. E se oggi riusciamo ad apprezzare di questo nuovo modello tutta una serie di fatti positivi, lo dobbiamo anche a chi ha avuto l'intuizione e la lungimiranza per poter avviare questo traghettamento. Sentiremo subito dalla viva voce del maestro e degli altri ospiti graditissimi come questo è stato possibile e soprattutto l'auspicio che la facoltà rivolge una volta a tutti voi è che anche da questo momento possano emergere indicazioni, suggerimenti, stimoli perché possiate voi proporre la prossima rivoluzione culturale, la prossima evoluzione dei costumi e possiate in termini contribuire a rendere ancora migliore la qualità della vita di tutti quanti noi. Grazie ancora, passiamo subito, entriamo nel vivo della cerimonia. Marisa Galbiati intervista Elio Fiorucci e Silvia Evangelisti. Buongiorno a tutti, congratulazioni ai neolaureati, sempre un momento molto bello della propria vita. E si chiude un ciclo, se ne apre un altro. E anche se appunto si diceva stamattina, Elio, si discuteva sul ruolo dell'università e sul ruolo della scuola nella società contemporanea, però poi magari questo lo direi tu in ultimo. Io mi presento in due parole, sono un professore del Politecnico di Milano, insegno alla scuola del design ed è un luogo abbastanza interessante in questo momento perché noi abbiamo quattro corsi di laurea nel triennio che sono Interior Design, Communication Design, Fashion e Prodotto. Poi abbiamo delle lauree magistrali in aggiunta, oltre a queste in continuità. È un posto interessante perché diciamo, è un osservatorio su quello che succede nella creatività in tutti i settori, appunto dalla moda al prodotto, alla comunicazione, al design in generale.
perché veniamo a contatto con i professionisti, i giovani e anche quelli che hanno più esperienze. Diciamo che è un luogo del mondo abbastanza privilegiato dove abbiamo questa fortuna di vedere passare, di toccare con mano quello che succede nella società, una specie di luogo, diciamo, vitale e vibrante. E siamo oggi testimoni di uno dei più grandi cambiamenti, forse uno dei più grandi paradigmi, che è quello della rete, cioè il fatto che qualcosa è entrato nella nostra società e che ha consentito a tutti di intervenire nel mondo con un proprio momento anche di celebrità, come avrebbe detto Andy Warhol. E quindi tutti sono protagonisti della produzione di un'immagine, di una fotografia, di un video, di una parola, di una poesia, di un testo. E quindi quello che era l'opera d'arte un tempo, che era, diciamo, pensata nella sua staticità, nella sua unicità, forse oggi perde un po' i confini ontologici, perché forse sempre di più possiamo parlare di opera aperta, cioè di qualche cosa che entra nel nostro mondo quotidiano, entra perché anche è stato in qualche modo stimolato dal cambiamento nel mondo della moda, il cambiamento nel mondo della comunicazione, nel mondo dei media. Insomma, voglio dire, il nostro paesaggio ci ha veramente, vuol dire, messo davanti a uno scenario che è in mutazione continua. E quindi dentro questo scenario di mutazione continua, l'Italia, devo dire, che svolge veramente un ruolo di eccellenza. Cioè, noi quando andiamo all'estero veniamo guardati, veniamo scelti perché parliamo del Made in Italy. Il Made in Italy per la Cina, per il Brasile, per l'India e per gli altri paesi è una eccellenza nel campo della creatività e nel campo della produzione, nel campo della managerialità. Si diceva oggi, appunto stamattina, con Elio Fiorucci, alcuni dei nostri più eccellenti imprenditori vengono da una gavetta e non hanno studiato, non hanno una laurea, Leonardo Del Vecchio e molti altri. Alcuni nostri casi di brand sono eccellenti in tutto il mondo, Fiorucci, ma Alessi, Brembo, Pininfarina, eccetera. Quindi siamo veramente guardati dal resto del mondo come un caso di eccellenza. Ci sarà un motivo, no, per questa cosa? Allora, io qua, come dire, abbiamo un protagonista di questa scena, cioè abbiamo qua con noi una persona che ha rivoluzionato il mondo della moda e il mondo dei costumi. Io lo posso dire perché quando Fiorucci è arrivato a Milano e ha aperto il suo store, la mia generazione ha detto: finalmente qualcosa di nuovo, finalmente aria fresca, finalmente una creatività senza confini. Vi ricordo che quando, adesso come dire non è più così, ma quando io ero giovane si andava nei negozi di vestiti dove c'era una commessa dall'altra parte del banco e si chiedeva un maglioncino di lana, una camicetta, eccetera eccetera. Poi apre questo store a Milano e che rivoluziona completamente il concetto dell'incontro con il pubblico e soprattutto il concetto che non è più soltanto il vestito, ma è un mondo intero che crea una nuova estetica, che è un'estetica, quella di Fiorucci, che ha incontrato immediatamente l'amore di una generazione. Ma forse è il momento, come dire, più clou, per cui io mi sono proprio innamorata di questa cosa, ho detto: questa persona è un genio. È stato quando lui ha invitato Kay Tering. Tering è un grandissimo artista, un graffitista, un grande artista, un gigante, insomma, della nostra storia dell'arte, morto giovanissimo, fra l'altro, che venne a Milano per dipingere tutto il negozio, e io me lo ricordo perché ero lì, e devo dire è stata una cosa molto particolare, perché vedere un artista che già in quel momento era molto famoso ed era per noi di questa nostra generazione una specie di faro, cioè una testimonianza incredibile, io avevo trovato questo abbinamento straordinario. Allora, per chi ha inventato il jeans stretch, che ha cambiato le nostre vite, per chi ha introdotto la plastica nell'accessorio, insomma, per chi ha fatto veramente innovazione, rivoluzionando completamente il concetto proprio di sistema moda, io vorrei chiedere, sì,
qual è stata la tua esperienza? Che cosa, come ti è venuta, insomma, questa cosa? È un talento personale? Da dove viene, insomma, questa straordinaria idea? Ti ringrazio per questa presentazione così bella. Così. Comunque viene dalla estrema, è giusta la voce così, sì, dall'estrema semplicità e casualità della vita, come sempre. C'è una casualità che io racconto sempre, perché tu, come hai fatto bene a collocare la storia dentro una situazione, che è una situazione che deve avere una data precisa, perché le cose succedono anche in periodi precisi nei quali possono succedere. Allora, riportiamoci indietro con gli anni, diciamo che eravamo negli anni 60, agli inizi degli anni 60. Io faccio parte di una famiglia dove siamo 5 fratelli, siamo ancora tutti vivi fortunatamente, tutti erano bravi a scuola, tutti laureati, tutti bravissimi, e io invece ero quello che non era bravo assolutamente a scuola. E allora mio padre mi disse: tu finirai a lavorare con me. Cioè, noi avevamo un negozio, la famiglia aveva un negozio di scarpe e di pantofole, verrai a lavorare con me. A me all'inizio mi era sembrato un castigo, e poi mi sono accorto che invece che il luogo giusto è quello di stare tra la gente, perché tra la gente impari le cose più importanti. Le cose più importanti, scusatemi se lo dico qui in un'università, ma sono le cose che si imparano sul marciapiede, si impara a conoscere gli altri, si impara a conoscere i rapporti tra le cose, si impara insomma, io credo che quasi tutto venga imparato, salvo la scienza e le cose precise, ma il vivere. Adesso io voglio parlare solamente del vivere e di rapportarsi con gli altri, è una cosa che si impara sempre sulla strada, in mezzo agli amici, in mezzo allora, arrivando in questo negozio, che è un negozio di scarpe e di pantofole, era molto difficile fare delle rivoluzioni, però la mia idea è che tutto si potesse cambiare, tutto si potesse rivoluzionare. E raccontavo due episodi, poi dopo non vi annoio più con questi episodi, parliamo di cose più belle, di come in un negozio di scarpe e di pantofole si potessero fare delle innovazioni. E dappertutto si possono fare innovazioni, cioè migliorando il servizio, migliorando il contenitore, migliorando quello che si vende dentro e cercando di fare la comunicazione, che per me è sempre stata una cosa importante, al punto vendita. Bisogna prima di tutto che il punto vendita venga considerato non un contenitore di merci, un contenitore di denaro, ma venga considerato un contenitore di umanità, di persone e di amicizia. Ci vuole che la gente, quando entra, trovi qualcuno che sorride, e che la gente, quando entra, capisca che non c'è solo la volontà di vendere, ma c'è la volontà di parlare con la gente. Io ero un ragazzo di allora 26-27 anni, e a un certo punto avevo solo voglia di parlare con la gente, di essere gentile, e avevo una voglia di estetica nuova, di cose nuove, di cose per cui ho rifatto il negozio architettonicamente, cioè abbiamo rifatto il negozio secondo gli schemi di allora, che erano l'alluminio e queste cose qui, però dandogli un senso di modernità. Un'altra cosa subito è stata quella, appunto, di reclamizzare alcune cose che erano la specialità, perché ho detto: qual è la specialità delle pantofole? Sono quando i bambini vanno all'asilo e le mamme devono cercare, adesso non lo so se sia ancora così, ma era così, perché bisogna portare le pantofoline, il grembiulino e queste cose fondamentali per poter vivere nell'asilo. Allora io avevo visto che eravamo uno degli unici negozi che aveva queste pantofoline, avevo fatto dei manifestini, avevo dato a tutte le scuole per dire: noi abbiamo le pantofoline col feltro e col tacco di para e con il bottoncino come le prescrive la scuola. Le direttrici hanno accettato di distribuire queste cose e noi avevamo la coda delle mamme che venivano a comprare le pantofoline. Per dire, e sembrava l'articolo più difficile, invece pensando solo al bisogno, perché c'è un bisogno, forse dietro scornate, ma sì, va bene lo stesso, sì.
qui siamo già avanti, però siamo 20 anni dopo. Vediamo dove siamo. Sì, qui siamo alle figurine. Ecco. Allora io salterei tutta questa questione delle pantofole dell'inizio, perché questo è stato solo l'inizio. E tutto nasce invece quando dico a mio padre, mia sorella studiava a Cambridge, dico voglio andare a fare un viaggio a Londra, non ho mai visto Londra, voglio andare a Londra. Sbarco a Londra e fortunatamente incontro subito dei posti importanti, Carnaby Street, voi sapete tutti. No, giusto. Allora Carnaby Street, voi lo sapete tutti, lo avete sentito raccontare, era la strada degli hippie, è una strada ancora centrale di New York, la centrale che è dietro i grandi magazzini, è dietro Oxford Street, è dietro Oxford Circus, ed è una stradina che era stata, come dire, presa da questi ragazzi, perché è una stradina un po' nascosta, e fatta diventare una specie di mercatino dove si vendevano tutte delle cose molto speciali, cioè vestiti etnici, si vendevano dei vestiti speciali. A Londra c'è sempre stata questa idea che l'artigianato fosse qualche cosa di importante, cioè c'è sempre stata l'idea che le cose nascano a qualunque livello, sia nel livello del lusso che nel livello popolare, nascono sempre dalla capacità artigianale, c'è sempre stata la cultura dell'artigianale. E poi la grande cultura dell'Inghilterra e degli anglosassoni è la capacità che gli riconosco di prendere la cultura da tutto il mondo e saperla restituire, cosa che non tutti siamo capaci di fare. Per esempio i francesi, secondo me, sono capaci molto di prendere dall'estero, però poco restituiscono, diventa tutto francese, cioè tendono a far diventare tutto francese. Gli inglesi no, lasciano che quasi come fosse nell'antica Roma, cioè ognuno si manifestasse con la propria lingua, con la propria religione, con la propria, in maniera da creare una specie di piccolo incubatore, incubatrice. Incubatrice, incubetto, diciamo. Questo è un luogo dove alla fine possano crescere e prosperare, diciamo, le iniziative più piccole, più deboli, più fragili. Infatti io ancora oggi, se voi andate a Londra, la grande meraviglia, lo sapete, è andare a vedere i mercatini, andare a vedere, non so, Spickfield, che è questo mercato enorme dove si va, si sta un weekend e si vede il mondo intero, perché sono dei mercati enormi, veramente enormi, dove c'è tutto l'artigianato di tutto il mondo e dove ci sono le proposte di tutto il mondo e dove effettivamente è come se tu facessi un viaggio intorno al mondo. Un viaggio fatto a Londra di un weekend vale un viaggio fatto non so per quanti giorni per conoscere la cultura degli altri paesi. Trovi l'Africa, trovi l'India, trovi il Mediterraneo in tutte le sue espressioni. Ecco, questa cosa, dunque, ero arrivato a raccontare Londra. Quando io sono arrivato a Londra, altra fortuna, perché bisogna avere molta fortuna nella vita, credo. La fortuna non so chi la crea, come si crea, se si crea sorridendo, se si crea adattandosi e innamorandosi anche degli altri e del luogo, perché secondo me se arrivi con un'attitudine positiva ricevi, come dire, immediatamente un'altra attitudine positiva che corrisponde a quella che tu stai dando in quel momento. Ecco, una cosa è successa bellissima, che vado poi in Kensington sapete tutti cos'è, una grande strada, poi ad un certo punto a Kensington c'è ancora una chiesa in fondo, e in fondo si chiama Kensington Church Street, e lì ho la prima scoperta rivoluzionaria. Lì esiste un negozio che credo che pochi di voi conoscano perché siete troppo giovani,
che nasce ed è rivoluzionario, il primo negozio rivoluzionario nella storia dell'abbigliamento. Oggi rivoluzionario appare Zara, appare H&M, appare questa gente, invece quello era veramente rivoluzionario. Era una ragazza polacca, figlia dell'ambasciatore polacco che stava in Palestina, che si trasferisce, non so, aveva 16-17 anni a Londra e chiede al papà di studiare architettura e poi di voler fare un negozio disegnato da lei, arredato da lei, con gli abiti disegnati da lei, insomma tutto. Io arrivo davanti a questo negozio e resto meravigliato perché c'era verso la vetrina un grande divano dove stavano seduti solo maschi, solo ragazzi. Dicevo, cosa guardano questi qua? Entro dentro e vedo un grande spazio, quasi grande come questo, non come questo ma un po' meno, con tanti attaccapanni e tanti vestiti che costavano pochissimo, meravigliosi, disegnati in modo meraviglioso, con dei prezzi bassissimi. Scopro immediatamente che non ci sono i camerini per provare, ma c'è una grande hall dietro il negozio dove tutte le ragazze andavano assieme a provare i vestiti. La musica era la musica di quegli anni e di quei giorni a Londra, per cui era una specie di sogno. Allora, mi è capitato di andare in questo negozio più volte, perché ogni volta che andavo a Londra andavo a vedere questo negozio, di conoscere la proprietaria e di vedere lì quello che non vedevi in tutta Londra. Ti capitava di vedere i Beatles che venivano a curiosare, ti capitava di vedere Brigitte Bardot che usciva nuda dal camerino, perché alla fine, mi ha detto la proprietaria, non aveva il senso di che occorrono anche i vestiti. Allora lei era talmente bella che poteva permettersi di uscire nuda. Ma tanti episodi che incuriosivano e facevano apparire Londra in quei giorni come qualcosa di strano e di particolare, dove stava cambiando un po' tutto. In effetti il vestito era solo la manifestazione e la musica di un cambiamento di valori, un cambiamento totale di pensiero. Va bene, allora io torno a Milano e decido, siccome a Milano i negozi si chiamavano, io ho detto voglio fare un negozio, dico ai miei, voglio fare un negozio grande, che sia un negozio però che vende tutto, che vende musica, che vende libri, che vende oggetti, che venda tutto quello che si può vendere, le scarpe, però non uno che si vende un solo prodotto, ma si vendono solo prodotti per una certa fascia di pubblico. E questo adesso viene chiamato concept store, cioè un negozio che non è un grande magazzino dove c'è tutto per tutti, ma invece c'è tutto per una certa fascia di persone con un certo gusto, con una certa ricerca, per cui a me sembrava che la musica dovesse essere quella lì, che i vestiti dovessero essere di quel genere lì. Conosco anche in quell'occasione Ossie Clark, che poi è diventato famosissimo, ha prodotto anche per noi. E allora chiamo Amalia del Ponte, perché tutti i negozi di San Babila si chiamavano Principe d'Este, Conte di qui, Conte di là, insomma tutti i nomi altisonanti che dovevano significare che lì c'era la merce bella. Solo che io dicevo, ma se il negozio si chiama Principe, non so, di Galles, e poi c'è una boiserie di finto inglese, un tappeti persiani finti, un lampadario finto, dico, non è la vera aristocrazia, è l'imitazione dell'aristocrazia, perché la piramide era l'aristocrazia sopra, la borghesia a metà strada, la borghesia è sotto il proletariato, e la piramide andava avanti così, cioè gli aristocratici sapevano come ci si vestiva, i borghesi guardavano gli aristocratici e il popolo guardava i borghesi. A Londra era successo tutto il contrario, ma perché era successo? Non a caso, perché a Londra c'era la libertà di espressione e c'era un movimento che veniva dall'America, quel movimento che si chiama hippie e che poi è stato descritto dai poeti e dagli scrittori americani, di questa libertà che si cercava, che era una libertà non politica, ma era una libertà di costume, cioè un desiderio di essere se stessi e un desiderio di non avere paura, perché la paura è la peggiore consigliera della vita. Quando tu fai qualche cosa e la fai con la paura, secondo me quasi sempre ti riesce male. Allora, quando la fai senza paura,
quasi sempre ti riesce bene, perché vuol dire che la fai col cuore, ci credi, e anche gli altri, comunichi agli altri quando fai le cose col cuore che ci credi e forse è una cosa giusta, per cui un grande aiuto. Io ho coniato un modo di dire che dice fine della paura, inizio della vita, perché per me è stato così. Avere il coraggio di andare in San Babila, prendere un negozio gigante e farlo diventare un contenitore. A proposito, tutti i negozi si chiamavano così, io invece l'ho chiamato Fiorucci. Ho chiamato una scultrice, non un architetto, Amalia Del Ponte, gli ho detto voglio una scatola bianca, come fosse laccata con un frigorifero, voglio delle luci fortissime, voglio un impianto di musica fortissimo come fosse una discoteca e voglio che dentro ci sia tutto, tutto quello che io porterò dal mondo, voglio che sia in questo negozio. Ho detto alle commesse che poi avevo portato le minigonne, avevo fatto una scala, aveva fatto lei veramente una scala bellissima che saliva al piano di sopra, per cui sembrava di essere in una specie di teatro, più che un negozio, un teatro. Una delle raccomandazioni era questo deve essere il primo negozio dove il cliente è benvenuto, cioè viene per vedere il negozio, perché il negozio diventerà un negozio da vedere, non solo per comprare, ma anche per passarci e per questo. Ecco, tutte queste piccole rivoluzioni sono state quelle che hanno fatto il successo. In poco tempo, alta fortuna, la sera dell'inaugurazione arriva Adriano Celentano con la Cadillac rosa, con sopra il suo clan, e a un certo punto scendono e sembra un film americano, cioè dove ad un certo punto tutto era fuori misura, la musica, i ragazzi, la cosa. Questo è stato per me un altro colpo di fortuna. Altro colpo di fortuna passa Secchi, che non è questo Secchi, il direttore di Tempo, ma invece è stato l'inventore di Panorama, perché Panorama è stato il primo giornale di costume italiano. Prima l'Espresso era un giornalone che sembrava il Corriere della Sera, che era radicale ed era politico. Per cui chiama Miriam De Cesco, che era la caporedattrice, e dice guarda Fiorucci ha fatto un negozio, vale la pena che vieni qui a fotografare. Hanno fatto 4 pagine su Panorama e queste 4 pagine sono servite a far capire a tutti quelli che leggevano Panorama che bisognava andare a vedere questo negozio se non altro per la curiosità. Ecco, questa è stata la prima grande fortuna. La seconda grande fortuna è stata quella di poi avere questo successo economico, e passa per caso di fronte al negozio, voi non lo sapete che siete tutti giovani, comunque Cefis era il signore che aveva presidente dell'ENI e poi amministratore delegato della Montedison. Vede il negozio, chiama i suoi aiutanti, dice vai a vedere quel negozio che hanno aperto in San Babila, perché noi abbiamo comprato tutte le fibre che ci sono in Italia, la Rodia Toce, la Monte Fibre, e a un certo punto però vendiamo le fibre come delle commodity. Bisogna invece far capire che le fibre servono perché ci sia una moda di punta e perché ci sia, siccome servivano anche per l'arredo, c'era l'arredo e c'era la moda. E allora mandano a chiamare e mi dicono se me la sentivo di fare un centro design Montefibre, e così fu chiamato centro design Montefibre. Mi sono trovato così giovane e impreparato, ho detto io lo posso fare, posso avere le idee, ma devo assumere delle persone molto importanti. E lì loro hanno mandato carta bianca nel poter assumere per esempio il gruppo degli Archizum di Firenze, tutti gli Archizum, altri nomi famosi dell'architettura italiana in quel momento a Milano, per cui questo centro pubblicava 4 libri all'anno, 2 per stagione, uno per l'arredo e uno per cosa, e alla fine io ho incominciato ad avere la possibilità finanziaria di sviluppare. Ho aperto un negozio a Londra e avendo aperto il negozio a Londra sono rimasto meravigliato perché Barbara Olanici, invece di potersene avere quasi a male di questa cosa, poterne soffrire, organizza una festa in mio onore per le giornaliste italiane, per dire la mentalità anglosassone quanto è diversa dalla nostra. Ad un certo punto organizza questa festa, è stato un grande, abbiamo questo negozio in King's Road, sì, l'altra King's, ecco.
questa cosa di sviluppare l'idea di questo negozio che si chiamava Fiorucci anche all'estero, diciamo questo, che in Italia aveva avuto un successo enorme, i negozianti venivano a chiedere i nostri prodotti, avevano capito che la moda poteva essere più veloce e più facile di quanto no. E incomincia l'invenzione e la ricerca dei prodotti. Adesso vi racconto una cosa che vi farà un po' sorridere. Per combinazione, io amavo molto questo movimento hippie e questo modo di vivere un po' fuori dai confini, con la libertà, con l'anarchia. Vado per combinazione con una mia amica a Ibiza e mi chiedono, eravamo in automobile noi, e ci chiedono un gruppo di ragazzi hippie la possibilità di avere un passaggio, diamo un passaggio. Io arrivo su dove c'è questa, si chiama una finca, le case del... e trovo tutti questi ragazzi, chi suonava, chi fumava lo spinello, chi faceva e una pace incredibile. Ma la cosa che mi aveva colpito è che avevano addosso un paio di 501, quasi tutti avevano un paio di jeans che erano però jeans da donna e che però delavati, sciupati, perché forse erano venuti a piedi dall'India, non lo so, erano australiani, quasi tutti venivano a piedi. E ho detto, ma guarda che alla fine questo è l'oggetto più bello che si possa vedere addosso a una donna, un jeans delavato, azzurro, invece che un abito da lavoro blu scuro come si compravano allora. So che al mercatino di Livorno si vendevano già i jeans e si andavano a lavare nel mare per farli diventare azzurri. Allora un giorno avevo un rotolo di denim sul tavolo, si presenta un signore che vive ancora adesso, che si chiama Mario Morelli, e mi dice, io sono milanese però lavoro da Valentino, sono capo modellista di Valentino e voglio venire a lavorare da Fiorucci perché so che Fiorucci va bene. Io gli lancio una sfida, gli dico, se Morelli, se riusciamo a fare un jeans da donna, noi faremo un bel lavoro perché credo che sia una cosa che la gente userebbe molto. E lui mi dice, Fiorucci, è impossibile, lei mi sta dando un tessuto da lavoro, da operaio, durissimo, e mi dice di fare un pantalone da donna, il contrario della logica, cioè qui ci vuole ben altro, per fare il pantalone da donna ci vogliono tessuti morbidi, aderenti, fascianti. Dico no, proviamo a farlo con questi tessuti, perché avevo scoperto che il denim, delavandosi, era l'unico tessuto che diventava più bello invecchiando. Perché? Perché è fatto di indaco, è fatto alla tintura indaco, cioè vuol dire che il filo è stato bagnato, il filo, non il tessuto, è stato bagnato nell'indaco e man mano che si logora esce il bianco, per cui dove più si strofina, sulle ginocchia, sul sedere, nelle parti più aderenti, cioè diventa più chiaro. Facciamo questa prova finché la prova riesce. Ma come riesce? Riesce con un trucco tecnico, perché bisogna sempre ricordarsi che bisogna innovare e non cercare di inventare. Una cosa che io raccomando ai giovani, non cercate di inventare chissà che cosa. Quando vedi questi poveri stilisti che cercano di inventare nuove forme, nuove cose, una fatica enorme. Meglio innovare quello che c'è. Allora, lui si dà tanto da fare finché ha un colpo di genio, sposta il cavallo, sapete cos'è il cavallo del pantalone? 2 centimetri più avanti, a un certo punto per cui crea un'abbondanza dietro e una scarsità davanti, e proviamo questi pantaloni. I primi pantaloni che provavamo erano talmente stretti che per metterseli, mi ricordo che le ragazze si sdraiavano davanti al camerino e cercavano con la cerniera di chiuderli. Questo qui. Quando però la ragazza si alzava, l'amica che era con lei dice, ma io non sapevo che tu eri fatta così bene, cioè avevamo inventato l'uovo di Colombo, cioè un jeans che invece di essere maschile, abito da lavoro, era un qualche cosa di fasciato, qualcosa di aderente. Oggi con jeans si va a prendere anche l'Oscar, cioè ormai è accettato come indumento femminile, affascinante, moderno, ormai in qualsiasi situazione. Questo per dire che molte volte le invenzioni totali sono molto difficili, ma invece l'innovazione è una cosa molto più facile e anche molto più utile, nel senso che c'è già metà del lavoro fatto, basta fare l'altra metà. No, questo per dire che potrei raccontare questo che mi ha molto colpito. Una televisione americana aveva chiesto a Calvin Klein, ma alla fine chi ha inventato questi fashion jeans?
E lui dice: non lo so, la prima volta li ho visti nel negozio di Fiorucci a New York. Poi la Gloria Vanderbilt, anche lei interrogata, dice: Fiorucci, io l'ho visto a Fiorucci cosa? La televisione mi chiama, allora io chiamo Morelli, Mario Morelli, e gli dico di spiegare come aveva fatto questi jeans. Ed è stato divertente perché... lo devo spiegare adesso, sì. No, mi piaceva questa cosa del jeans. Tiranno, chiedo scusa. Passiamo all'arte perché allora do la parola a Silvia Evangelisti, critica d'arte, docente all'Accademia di Belle Arti di Bologna, è stata direttrice per un certo e lungo periodo all'Arte Fiera di Bologna, autrice di molti saggi, curatrice di mostre, insomma, una personalità importante nel campo della critica d'arte. Allora, tra l'arte, e parlo dell'arte del dopoguerra, senza fare dei riferimenti a Duchamp, Marat, eccetera, però dal dopoguerra in poi adesso mi viene in mente la pop art, no? Con cui forse c'è subito una sintonia rispetto alla storia di Elio Fiorucci. Cos'è oggi? Che contributo sta dando l'arte dal punto di vista dell'innovazione dello scenario estetico? Nell'era di YouTube, dove ci sono dei video che vengono cliccati milioni di volte e che per tutti rappresentano delle piccole opere d'arte, come si colloca Damien Hirst? Andy Warhol, che tipo di posizione ha oggi nell'immaginario, per esempio, dei giovani, nell'immaginario collettivo? C'è o questo, intreccio fra quello che succede nell'arte, nel mondo dell'arte, e quello che succede nel mondo della società? Un domandone, nel senso che potrei tenere un corso di 60 ore, però tanto sono entusiasta del racconto che ha fatto Elio Fiorucci, essendo io in jeans ed essendomi sentita anche un po' in imbarazzo quando ha detto che adesso il jeans sono elegantissimi, e sono stata molto felice perché non avevo fatto tempo a cambiarmi, mi dispiaceva. L'arte figurativa, l'arte visiva, è una specie di, offre un'enormità di spunti e di immagini alla comunicazione. In particolare negli ultimi 30 anni l'arte del Novecento è stata veramente usata enormemente dalla comunicazione, moltissime degli spot più famosi riportano, magari inconsciamente per gran parte del pubblico che lo vede, delle immagini d'arte. C'era una bellissima pubblicità dell'Audi dove c'erano tanti omini, anni fa, tanti omini che guidavano ed erano tutti gli omini di Magritte. C'è un spray, un gel per capelli de L'Oreal o piuttosto di Garnier, che è un quadro di Mondrian. Le immagini dell'arte hanno contaminato, hanno offerto anche molti spunti. La cosa interessante è il contrario, come la comunicazione abbia offerto spunti all'arte. Credo che nella società, appunto, una società dominata dall'immagine, gli artisti sentono veramente una sorta di peso forte nel imporre la loro immagine in un mondo che è tutto immagini, che è appunto travolto dalle immagini. Andy Warhol oggi è per moltissimi, oggi come allora, per moltissimi artisti, ma anche proprio per un immaginario contemporaneo, una figura di riferimento. Comincia con Andy Warhol, così come comincia con la pop art, una possibilità di descrivere il mondo diversamente, di entrare tra le cose, di vedere le cose non più in qualche modo rarefatte da un'idea di arte che doveva togliere la fisicità delle cose, ma invece le cose fisiche. Un enorme hamburger di un metro e mezzo per diametro di Oldenburg
ti dice che cos'è l'hamburger per gli americani, hai la percezione che quello sia un oggetto che c'è nella tua vita, come c'è, come c'è la tua quotidianità. Ecco, da Andy Warhol comincia quella che lui stesso ha battezzato con genialità e con autoironia e molto cinismo, come era la sua intelligenza, da cui era contraddistinta la sua intelligenza vivace, la business art. Cioè comincia con Andy Warhol la coscienza dell'artista che la propria opera crea un immaginario, che è un prodotto. Prima di Andy Warhol nessun artista avrebbe mai si sarebbe sentito sminuito da dire che la sua opera era un prodotto. Invece Andy Warhol dice no, anche l'arte è un prodotto, tutto è un prodotto in questa società. E Damien Hirst è una sorta di figlio intelligente e fuori dal matrimonio di Andy Warhol, perché Damien Hirst è erede di una, cioè nasce in una società difficile. Damien Hirst insieme a tutta una generazione di artisti inglesi che hanno fatto una loro rivoluzione, che piaccia o che non piaccia, che sia discutibile o apprezzabile, ma sono nati in una Inghilterra, in una Londra, nei sobborghi di una Londra impoverita da una crisi che oggi a noi ci fa scappare da ridere, ma che allora era fortissima. Per cui era una Londra buia, ad esempio. Adesso noi tutti si stupiscono che spengono i lampioni. Io quando andai a Londra nell'82-83, Londra era spenta, era buia perché c'era la crisi. Non si accende, loro quello erano contenti, facevano il bagno una volta a settimana per non consumare acqua. Secondo me questa era una cosa, però c'era una disoccupazione enorme. Sono gli anni in cui prende insomma il governo la Lady di Ferro, Iron Lady, la Thatcher, che per salvare questa situazione impone delle situazioni terribili. I ragazzi dei sobborghi vivono con i genitori che non hanno lavoro, stando in mezzo alle strade. Da questa povertà e da questa rabbia escono i Sex Pistols, dicevamo prima, cioè escono i gruppi rock più cattivi ed escono gli artisti più cattivi, quelli che vogliono scioccare, vogliono davvero dare un pugno allo stomaco, soprattutto se ci arrivano, soprattutto se lo possono fare dalla Royal Academy, se non devono fare dai sobborghi di una Londra sconosciuta al mondo. Ecco, Damien Hirst è il cattivo ragazzo che ha passato, che ha visto tutte le droghe che c'erano, che si è ubriacato tutte le giorni possibili, che un giorno è in cima a un piedistallo. È in cima a un piedistallo, è l'artista della sua generazione le cui opere costano di più al mondo. È l'artista più conteso, tutti lo vogliono i grandi collezionisti, lo vogliono nelle grandi case di Park Avenue. Luoghi per lui e diventa ricchissimo e comincia a fare il cattivo ragazzo e continua a fare il cattivo ragazzo come ha fatto Andy Warhol. E allora apre un negozio, poi mette fuori un banchetto e vende tutti gli arredi del suo negozio, fa sì che nelle opere di questi plurimiliardari russi, arabi o americani vengano esposte delle cose terrificanti, delle cose che ti fanno venire gli incubi di notte. A cominciare dagli armadietti con le pillole che sono il ricordo di quanto noi siamo schiavi di medicine, di quanto siamo fragili, a una mucca tagliata a metà. Chi si mette allegramente in casa una mucca vera tagliata a metà in formaldeide, di cui vedi tutto? E lui dice: ti mangi la bistecca, che fastidio ti può dare vedere anche cosa, da dove è venuta fuori la bistecca? E allora poi gioca il teschio con i diamanti. Tutti sanno quanto costano le sue opere, tutti voi avete sentito il nome di Damien Hirst e non sapete il nome di altre migliaia di artisti contemporanei. Allora, questa è la comunicazione, ma questa è la business art che Andy Warhol ha intuito negli anni 60, quando ancora
nasceva. Quindi l'arte oggi è entrata a pieno diritto dentro a tutto il business complessivo. Si comprano opere d'arte come si comprano azioni. Ecco, questo è il, però l'arte si fa e loro sono chiamati a andare a vedere dove è l'arte e quale è invece la vetrina per gli allocchi da mettere in salotto. Allora dobbiamo concludere perché c'è questa cerimonia e per citare Steve Jobs, che è certamente, come dire, un altro dei miti della contemporaneità, quando in una celebre conferenza disse: siate affamati, siate folli. In fondo questa cosa riassume un po' la storia dei Sex Pistols, di Damien Hirst, di Keith Haring, di Jean-Michel Basquiat, di Daniele Del Vecchio, e Rizzoli. Di Rizzoli e di Fiorucci, che sì. Come dire, quando è andato a Londra si è incantato davanti a una cosa diversa. Quindi quello che noi possiamo suggerire è: andate a vedere le storie dei protagonisti, sì, sì, della cultura, dell'arte, dello scenario contemporaneo, e andate fuori anche da questo paese, perché fuori da questo paese c'è tanta ricchezza, c'è tanta meraviglia, sì, c'è tanto entusiasmo. Quindi non chiudetevi solo qua. Noi, il nostro rettore del Politecnico ce lo dice tutte le volte che facciamo l'inaugurazione dell'anno accademico, no? Dice: laureatevi, ma poi per piacere andate a vedere almeno che cosa c'è nel mondo. Elio, dacci un'ultima frase di chiusura. Volevo darvi una chiusura raccontandovi una cosa di Andy Warhol. Andy Warhol, quando una volta l'ho incontrato alla Factory, gli ho chiesto: come mai mi sembrano così moderni i tuoi quadri? E lui ha detto semplicemente: non è che siano moderni, è che io copio le luci di New York, e le luci di New York sono questi colori. Tant'è vero che adesso la Pantone ha fatto una mazzetta di colori che sono quelli di Andy Warhol e li ha chiamati neon. Poi un'altra cosa, dicendogli questo, io ho voluto dire, un po' sottolineando, io invece ho visto le luci di Milano, che non erano granché, ma stavo in campagna con mio zio e con le mucche, perché credo che la New York sia bello, ma la campagna è ancora più bella. E lui ha fatto un sorrisino, ha fatto un sorrisino, e dopo 2 mesi mi ha portato a casa sua. Lui viveva con Bobo Colacello, che vive ancora adesso, che è il più grande antiquario americano, e a tutti i mobili, la casa sua era solo mobili dell'Ottocento, solo visioni di campagna, di mucche, di capre, di cose, per dire che anche questi artisti hanno l'intelligenza di capire che dove si può lavorare e dove si può conservare, perché non vuol dire fare una cosa nuova e distruggere il vecchio. Questo mi ha dimostrato che Andy Warhol era doppiamente intelligente, cioè amava tutto, ha incominciato disegnando scarpe, ha continuato facendo pubblicità, ha fatto il pittore, faceva i quadri più moderni del mondo, e poi viveva in una casa tipo campagna inglese. Per cui attenzione, attenzione di non prendere tutto alla lettera, e tutto va bene, bisogna avere sempre il dentro nostro che funziona e che ci piace. Grazie. Grazie a Elio Fiorucci, grazie a Silvia Evangelisti di essere qua con noi, grazie a Maria Antonietta Firmiani. Per questo vorrei, come momento ancora più, diciamo, significativo nel giorno della vostra laurea, invitare non solo Maria Antonietta Firmiani della Fondazione Aria, ma poi anche il presidente Gian Domenico Di Sante, che interviene come Fondazione Aria. Mi permetto un ringraziamento particolarmente caloroso per la dottoressa Firmani, particolarmente affettuoso per il presidente Di Sante, che è sempre stato vicino a tutte le esigenze del nostro amatissimo Ateneo. Dottoressa, prego. Salve, noi siamo particolarmente
contenti di avervi potuto offrire l'intervento di questi personaggi meravigliosi come Fiorucci, Silvia Evangelisti e Marisa Galbiati. Perché quello che poi succede nella nostra vita succede attraverso gli incontri, e allora ascoltare la vita raccontata dal vero e non doverla soltanto leggere sui libri, quello può fare la differenza. Questo pregherei di mandare un video che attraverso delle immagini racconta tutto quello che è stato fatto quest'anno. La fondazione è nata, come diceva il preside, il 28 maggio del 2011, quindi da pochissimo. Il 30 novembre abbiamo lanciato questo premio di fotografia, al quale invitiamo anche voi per la seconda edizione, che sarà lanciata domani all'Auditorium Petruzzi a Pescara, con la presenza di Elio Fiorucci, Silvia Evangelisti, ma anche Achille Bonitoliva, che è il direttore artistico del premio, e Oliviero Toscani, che sicuramente tutti conoscete questi personaggi. Quindi avrete la possibilità di incontrarli dal vero e non soltanto di leggerli sui libri o vederli in TV. Tra l'altro Elio Fiorucci, che è un personaggio meravigliosamente generoso, perché tutti i personaggi creativi sono di una generosità favolosa, come anche gli studiosi che abbiamo qui, vi ha portato dei libri che raccontano la sua storia, e noi della Fondazione Aria vi abbiamo portato i cataloghi della mostra, di questa mostra di Oliviero Toscani, che è davvero bellissima, che attualmente sta a Piazza Salotto a Pescara e che si sposterà dal 20 ottobre all'aeroporto di Pescara. L'obiettivo è quindi di risvegliare i giovani, perché la creatività sta appunto in ciascuno di noi, e le cose vanno bene o male con l'intervento di ciascuno di noi. Siamo tutti responsabili della vita in cui viviamo. Questa fondazione è stata fondata con tutta una serie di industriali, tra cui anche le banche, perciò il Gian Domenico Di Sante, di industriali che credono a questo. La situazione sta cambiando, la crisi economica è reale, a questo punto non è più finanziaria, e c'è bisogno di inventarsi una nuova vita. L'Italia può vivere solo di cultura, se ne fa un gran parlare, ma poi in realtà non si lavora davvero in questa direzione, perché bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna amare per davvero il proprio territorio, senza finte, senza rappresentazioni, senza banalità, e rimboccarsi le maniche e sapere che dipende da ciascuno di noi, e lavorare su ciò che davvero abbiamo. Cioè, noi in Abruzzo abbiamo un territorio meraviglioso che noi stessi non conosciamo e di conseguenza non amiamo. Ecco perché il premio di fotografia, che porta le persone che poi partecipano a conoscere l'Abruzzo di anno e anno, di tema in tema. L'anno scorso era la razza umana di Oliviero Toscani, quest'anno il nuovo tema saranno le architetture del lavoro. Quindi le persone saranno invitate ad andare anche presso le aziende di questi grossi industriali, i partner, ne abbiamo davvero di tanti, da Marramiero, presidente dell'Unione Industriali di Pescara, a Petruzzi, che era qui, che è andata via, Gennaro Zecca, De Cecco, Lisciani di Teramo, assolutamente. Ce ne sono tanti, quindi vi invitiamo a partecipare, ad informarvi sulle nostre attività sul sito, e buon lavoro, e non arrendetevi mai, e soprattutto siate creativi nel vero senso della parola, insomma, mettendo tutta l'energia nelle cose che fate. Grazie. Bene, a questo punto direi, l'augurio penso sarà più gradito, vorrei invitare il presidente Di Sante qui da noi. Mi fa piacere ricordare il presidente, non solo perché è presidente della fondazione, ma come molti di voi, molti teramani sanno già, quando questa provincia uscì iniziò ad incamminarsi lungo la strada dello sviluppo, riuscì a procedere con molta velocità, perché persone come Gian Domenico Di Sante iniziarono, se posso dirlo in linguaggio poco elegante, a pedalare moltissimo. E riuscirono queste persone, e Gian Domenico Di Sante qui a dimostrarcelo, a creare delle realtà industriali che non solo hanno creato valore per il territorio e hanno consentito la crescita anche culturale del territorio, ma hanno rappresentato anche un esempio di come, aggredendo
la vita, se posso dirlo, Presidente, si possono ottenere risultati meravigliosi. Poiché non avremmo trovato, nessuno di noi avrebbe trovato parole migliori di quelle che ci dirà il Presidente per augurare a voi di poter aggredire la vita allo stesso modo, gli cedo subito la parola ringraziandolo di essere ancora una volta con noi. Grazie. Voi avrete capito che il Preside D'Amico, oltre ad essere un docente valoroso, è un mio amico, perché è stato eccessivamente generoso. Io sono dell'avviso che oggi sia una giornata molto importante per questi laureati, e la testimonianza è che, devo dire, in questa platea grande, numerosa, qualificata, direi, perché è rappresentata dalle persone che vi vogliono bene, dalle persone che vi stanno più vicine e che vi hanno sicuramente sostenuto in un percorso di fatiche, di momenti di sbandamento, di difficoltà, di scoraggiamento. Beh, io sono dell'avviso che voi meritiate il massimo apprezzamento per questa vostra, per questo vostro traguardo che oggi avete raggiunto. Beh, la Fondazione Aria è una fondazione creata da uomini del mondo imprenditoriale, quindi gente molto concreta. Ciò non di meno, imprenditori illuminati come me, più di me, hanno pensato che il mondo della cultura, l'arte contemporanea, ma tutto ciò che è bello, è vero che più di qualcuno ha detto che la bellezza salverà il mondo, io credo che oggi con la presenza del maestro Fiorucci, ho letto tre cose sul maestro Fiorucci. È un design, quindi un creativo, e un talent scout. Talent scout significa saper individuare le persone che possono determinare un successo di un percorso. Credo che anche a voi tocchi questa capacità relazionale di saper individuare le persone giuste che vi possono accompagnare verso il successo, verso nuovi traguardi. Hanno detto che un imprenditore, l'imprenditore è qualcuno che è disponibile a rischiare sul piano non soltanto finanziario, ma anche sul piano, che devo dire, della credibilità di tutto quello che magari in tanti anni abbiamo accumulato, poi magari si rischia di perdere tutto o quasi in un'iniziativa che può talvolta essere eccessivamente coraggiosa. Inoltre è stato detto che è un comunicatore. Io credo che chi sa comunicare davvero sia in grado di risolvere molte cose, molte difficoltà che stanno davanti a noi nel quotidiano. La capacità relazionale, la capacità di comunicare quello che si è riusciti a realizzare, saperlo rendere, che devo dire, utile per quelli che ci circondano, e saper poi rubare le sinergie. Diceva il maestro Fiorucci, di cui mi ha colpito la semplicità nel suo rappresentare le cose e nel dire: il mio successo è stato affidato anche alla fortuna. Questo credo che sia una forma di modestia che sia utile a ognuno di noi nel andare avanti nei nostri percorsi. Mi sono distratto un poco, ho sentito parlare di Itaca. Io credo che Itaca sia davvero qualcosa di interessante, ossia Ulisse e Odisseo percorse con grandi rischi tutti i mari e poi tornò, che devo dire, alla sua Itaca, forse per ripartire nuovamente verso nuovi traguardi. Io auguro a voi che, come Ulisse, abbiate lo stesso coraggio per tornare ad Itaca, per tornare, che devo dire, nei luoghi dove voi siete nati, ma perché possiate avere questa facoltà di scegliere, dovete diventare cittadini europei. Lo ha detto il maestro Fiorucci: cittadini europei, cittadini del mondo. Quindi io mi rallegro con voi, con i vostri genitori, con i vostri parenti per questo vostro successo. Mi rallegro col Preside D'Amico, che insomma è un uomo inesauribile nella sua generosità e nella sua capacità di intuire tutto ciò che può essere utile alla crescita di questo Ateneo. Io ho avuto la fortuna di accompagnare questo Ateneo nella fase iniziale. Creiamo la sala di lettura Serafino Cerulli, si chiamava Banca Popolare di Teramo e Città Sant'Angelo. Quindi c'è questa vicinanza, direi, molto forte di Banca dell'Adriatico e della mia modesta persona a questa università.
alla quale voi avete conferito oggi, che devo dire lustro, proprio con questa, ho sentito un versino, 110 a lode, ma anche coloro che hanno avuto un voto meno, che devo dire, insomma gratificante, può darsi che poi abbiano delle qualità, diceva anche qui il maestro Fiorucci, ci sono persone che non avendo, che devo dire, una cultura di base hanno avuto successo, anche se io sostengo, io sono un tecnico, non sono un umanista, gli studi miei assai limitati, il mio diploma è stato di una grande utilità nelle cose che sono riuscito a fare con tenacia, con sacrificio, ma anche con l'aiuto di coloro che mi hanno accompagnato, quindi capacità relazionale e anche e soprattutto con un pizzico di fortuna, come ci sta insegnando il maestro Fiorucci. Beh, complimenti e auguri. Grazie. Ringraziando davvero tutti coloro che hanno lavorato con noi, chiudiamo il nostro piacevolissimo evento con un brano musicale che il maestro Materazzo ci seguirà non appena io mi tacerò, dopo aver rinnovato ancora una volta gli auguri ai neodottori, a tutti i familiari e un ringraziamento a tutti voi. Grazie. Thank you.
Marisa Galbiati, vicepresidente Scuola Design del Politecnico di Milano in Abruzzo, per le battute finali di un premio, del premio Territorio Abruzzo al quale lei ha partecipato come giurata. Qui nel corso del convegno lei ha parlato di scenari sempre in trasformazione, ma il Made in Italy resta un'eccellenza, quindi soprattutto nel mondo del